Potremmo chiamarla anche la crisi della settima spedizione. Tante sono infatti le volte che Riccardo Bergamini ha affrontato scalate a montagne al di fuori dell'Europa. Stavolta l'obiettivo si chiamava Manaslu, 8163 metri, in Nepal, sulla catena montuosa dell'Himalaya, di fatto sul tetto del mondo. Le premesse sulla buona riuscita della spedizione c'erano tutte. Insomma, dopo il Choyu del 2013, Bergamini era convinto di poter domare anche l'ottava vetta più alta del mondo. Se non che, quando tutto sembrava pronto per dare l'assalto finale, lo Sherpa che avrebbe dovuto accompagnarlo si è clamorosamente tirato indietro. Tanta rabbia, adesso smaltita, ma non del tutto. È stata una bella esperienza, cioè, mi ha maturato ancora di più e mi ha fatto capire magari alcuni errori, magari di fiducia, perché purtroppo c'è tanta gente che gira su queste spedizioni, tanta gente non è gente professionale, ma oltre ad essere professionale magari sono anche proprio, diciamo, dei banditi. Ora l'unica cosa è guardare avanti al futuro e al 2015, quando sicuramente Riccardo ci riproverà. Ma il Manaslu penso di no, perché secondo me il campo base Manaslu è un territorio maledetto, cioè praticamente tutti i giorni piove e nevica, non c'è mai il sole, quindi almeno al campo base bisognerebbe godere, come è successo al Choyu, qualche giornata di sole, un po' di rilassamento. Ma poi quello si vede, poi uno dice quello che dice uno adesso, poi magari fra un anno non si sa.